Il 2015 è stato il più caldo degli ultimi 60 anni in Piemonte. Le temperature ben al di sopra della media e la scarsità di precipitazioni registrata negli ultimi mesi dell'anno hanno aumentato i valori di inquinanti come ozono e PM10 rispetto agli anni precedenti. La buona notizia è che il trend è in diminuzione. Sono i dati della relazione sullo stato dell'ambiente, l'appuntamento annuale di Regione e ARPA Piemonte, per fare il punto sui dati e le politiche ambientali attuate e previste. E come Presidente della Commissione Ambiente attendo con attenzione ogni anno questa illustrazione, perché ci dà elementi importanti, decisivi per orientare le nostre politiche che riguardano la qualità dell'aria. Ci apprestiamo a mettere mano a un nuovo piano della qualità dell'aria o la qualità ambientale in senso più lato, e penso al lavoro fatto sul sistema dei rifiuti o sulla nuova legge sull'ARPA. Ecco, è un lavoro utile per i cittadini sicuramente, per sapere com'è il Piemonte nel quale vivono, e è un lavoro utile per noi che dobbiamo indirizzare al meglio le nostre politiche. Abbiamo cambiamenti climatici che influenzano in maniera anche pesante, e ad esempio la qualità dell'aria. Nel 2014 avevamo un trend in positivo rispetto agli ultimi anni, mentre nel 2015 abbiamo peggiorato un pochino su alcuni contaminanti e abbiamo alcune problematiche sulle falde superficiali profonde. Ma un grande vantaggio è che la balneabilità è garantita con il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Europea al 100%. Sottolineo l'importanza da parte di tutti i cittadini, di informarsi in maniera consapevole, di fidarsi un pochettino delle istituzioni. Tutti i dati sono presenti sul sito istituzionale, vi prego di approfondirli e di soprattutto fare tutti assieme ambiente.